Ciao a tutti signori del canale Gamer Channel, io sono Falco e benvenuti in questo 15° episodio di Crash Bandicoot 3. A parte il boss, il mio walkthrough al 105%. Beh, hai sconfitto alcuni nemici prima, ma non mi sarei mai aspettato di vederti qui. Se non torni sui tuoi passi, ti infliggerò 1000 anni di sofferenze a te e a questo universo! Non so se era un fatto solo di questo particolare filmato, ma mi ha fatto ridere come Uka Uka muovesse la bocca quando parlava avesse mosso... Lasciate stare la mia grammatica. Abbia mosso la bocca solo mentre parlava Cortex e non mentre parlava lui. Prendiamo un poco di vite. No. Mi scoccio di prendere vite. Ringraziando il signor Vanitz ho potuto anche scoprire che facendo così si può saltare più in alto di un normale salto, come potete vedere. È una tattica che si utilizza premendo cerchio X e quadrato poco distanti tra di loro. Cioè poco distanti tra di loro, intendo molto velocemente tra di loro, cerchio X e quadrato, e potete saltare più in alto. Così facendo potete arrivare anche a Dingodile e cazzo. Arrivati a Dingodile potete anche superare i cristalli blu. E facendo così potete batterlo direttamente senza aspettare appunto che sia lui a rompere i cristalli. Ho buttato una vita, non fa niente. Questi giganti sono molto scomodi da buttare giù, non perché siano forti effettivamente, ma perché spesso mi ricordo che da piccolo, anche evitandoli, mi capitava di esserne colpito. Mentre le capre sono sempre le solite capre. Vado a riprendere la vita che ho lasciato dietro. 36 vite. Capra. Comunque, facendo una mucchiata. Facendo una mucchiata di scivolate e quadrati si può appunto prendere la reliquia d'oro anche i livelli dove come questo non dovrebbe essere possibile. Come qua stavo già girando, smetterò di parlare. Come ruotando appunto è possibile evitare i colpi di questo mago che ora per vendetta devo uccidere e non mi posso rubare la sua barba, peccato. Prendiamo tutte le casse. Mago. Come mi ha fatto a prendere, dai? Ok, basta perdere tempo in chiacchiere e uccidiamo. Ma mi ha ucciso in mutande, ma dai! Ok, ora siamo seri. Non perderò più. Visto. Ebbene, ho tagliato un po' di parti in cui sono morto col mago, questo stronzo che non mi dà neanche il suo cappello e neanche la sua barba, cioè 6 parti. Ah, muori. E adesso possiamo andare nel bonus. Ho detto bonus. C'è un bellissimo fulmine lì dietro di Tinto. Se non avessi preso quella cassa mi sarei autofottuto praticamente. Boom! Era esattamente ciò che non dovevo fare questo. Beh, vediamo se il trucco del Vanis mi possa giungere in aiuto. Mi sa di no, eh.
E quindi, ciao bonus. Guardate come Crash cammina sul nulla. Credo che avrò tagliato anche questa parte del bonus, visto che sono morto di proposito parecchie volte. Vi spiegherò in breve tutto ciò. Finché devi prendere solo queste casse, non ci vuole niente. Poi vai più avanti, devi prendere altre solo casse, non ci vuole niente neanche qui. Ma poi arrivo a questa parte in cui non dovete assolutamente toccare le TNT, perché sennò siete fottuti. Dovete prendere questo, sempre se volete prendere la gemma, sennò potete benissimo farlo. Dovete prendere questo. Ah, bastardo. Questo punto interrogativo, e poi far scoppiare le TNT. Mi sono salvato veramente a culo, e non so tra l'altro perché non sia scoppiata effettivamente la cassa con che salta, che mi avrebbe dovuto far saltare. Però vabbè, ho fatto vedere i bug anche di Crash 3. Come il poter camminare sui bordi per evitare i gigantoli, le rane che vi trasformano in una principessa se veniste baciati, in quanto appunto loro si trasformano in principi. Tutti pompa gratis, rane morte gratis, casse rotte gratis, capre uccise gratis e morti gratuite del nostro Crash. Credo che quei maghi sono gli avversari che mi hanno dato più filo da torcere in questo Voltro. Qui tra l'altro c'è una rottura nel ponte in cui non si potrà entrare, purtroppo. Vi ringrazio per avermi fatto laggare proprio mentre cercavo di uccidere i giganti. Niente cassa. Ma invece sì, c'è la gemma. Potrei anche lasciarlo intero, ma penso che lo taglierò. Farò solo semplicemente vedere come sono morto parecchie volte. Ci vediamo al prossimo episodio, in cui ci sarà la parte speciale in cui affronteremo Entrophe, il boss numero 3. Crash esulta e vi rimando al prossimo episodio, sempre dopo aver salvato. In più proverò a fare una cosa del genere. Non riesco più a fare il doppio salto dopo il salto lungo, quindi salto e basta. Salva partita, Candle Community, solo gamers in realtà, e esci. Ciao a tutti da Falco. Guarda, yappa!